Mi vuoi spiegare che cos'è questo, Felipe? Sì, te lo spiego se mi fai vedere cosa c'è in quella scatola. Vuoi farmi credere che non sai che c'è? Beh, ma tu guarda. A me sembra proprio un bellissimo abito da sposa. Sono stanca di questi tuoi scherzi, Felipe, stanca! Beh, perdonami, divina, però... Però cosa? Vuoi dirmi che non me l'hai mandato tu? Guarda che lo so benissimo. Sì, sì, te l'ho mandato io, ma non per farti uno scherzo. Bene, allora spiegami per quale motivo l'hai fatto. Ok, ma prima tu mi devi spiegare cos'è questo. Senti, ora non ne voglio parlare, ma se proprio lo vuoi sapere, sì, la verità è che sono molto arrabbiata. No, se vuoi non ne parliamo, non succederà più, ma dimmi la verità, ha funzionato oppure no? Sai, tu mi avevi detto che Felipe non credeva che io e te stessimo insieme. Beh, vedrai che ora gli sarà abbastanza chiaro, no? Che cos'è, Felipe? Una cosa che ho registrato. Questo l'ho capito, ma non posso credere che tu l'abbia fatto. Ah, no? Ah, nemmeno io potevo credere che mi stessi ingannando in questa maniera, divina. Non ti sto ingannando. Davvero? Allora mi puoi spiegare che cosa abbiamo appena ascoltato? Io non ti devo spiegare niente. No, invece sì, tu me lo devi spiegare in questo momento, perché stai giocando con i miei sentimenti. Va bene, sì, te lo spiegherò. Lo so che ti sei arrabbiata con Pierre perché ti ha baciata davanti a me. No, no, mi sono arrabbiata con lui perché mi ha baciata davanti a un altro, che in questo caso eri tu. Sai, a me non piace mettere in piazza la mia vita privata, capisci? Beh, però un bacio non è una cosa tanto grave. No, per te non lo sarà, ma per me sì. Va bene, d'accordo, d'accordo. Però se non ti dispiace, vorrei che mi spiegassi solo un'ultima cosa. Sì, dimmi, Felipe. Perché Pierre ha detto che il bacio aveva funzionato e che io non avrei avuto più il minimo dubbio che lui fosse il tuo ragazzo? Gliel'ho detto io, gli ho detto che tu non ci credevi. E lui lo sapeva perché mi ha detto che ne aveva già parlato con te. Sì, ne abbiamo parlato. E siccome avevi detto che noi due non ci baciamo mai, allora Pierre alla fine ha voluto... Ho capito tutto. Bene, è tutto chiaro adesso? Sì, sì, ora è tutto molto più chiaro. Ti prometto che d'ora in poi non ti disturberò mai più. Lo dico davvero, divina. Mai più.